Il lupo sulla collina non ha la stessa fame del lupo che sale sulla collina. Ma cosa vuol dire? In anni di vendita mi sono accorto di quanto sia facile cadere nei tranelli dell'abitudine, soprattutto quando nella mia storia lavorativa ho traguardato obiettivi importanti da vivere davvero di gloria per anni. E la gloria tante volte è accompagnata, si sa, da un aspetto economico interessante. Ed ecco che nel momento in cui raggiungi una salute economica più stabile, arriva quella vocina che suggerisce adesso puoi stare finalmente tranquillo. E vedi che funziona, perché passano le settimane, passano i mesi, passano gli anni e affronti ogni giornata lavorativa con una serenità che prima non avevi. Ed è proprio lì il problema. Ti è passata la fame. Ho visto uffici vendita pieni di nuovi lupi affamati ai quali arrivavano solo briciole. Solo che poi le briciole non bastano più. E anche i giovani lupi vogliono cominciare a mangiare seriamente. I tempi facili che vivi oggi, grazie alla tua costanza passata a costruire qualcosa nei tempi difficili, ti hanno portato a diventare oggi svogliato, debole, senza più quella voglia di primeggiare. La morale? Non fermarti mai. Trova sempre qualcosa che possa entusiasmarti e che possa farti pensare cosa ci sarà dopo, altrimenti sei morto.